È incredibile, ma posso dimostrarvi che la realtà fisica è di natura mentale. E tutto quello che sappiamo, soprattutto in ambito scientifico, conferma questo fatto e nega proprio l'idea di senso comune della realtà. Vi dimostrerò che l'idea che comunemente si ha della realtà è paradossale, è irrazionale. Proprio il contrario di quello che si crede, è che invece questa concezione di realtà mentale sia perfettamente razionale, coerente, che non abbia nessun paradosso e sia l'unico modo per descrivere correttamente la realtà e per superare i paradossi del materialismo e soprattutto del modello materialistico della percezione, che ha profondissime contraddizioni logico-scientifiche. E vi farò capire, tenterò di farvi capire, che alla base di tutti i problemi della nostra società e della nostra vita individuale, problemi sociali, sentimentali, di relazioni, familiari, economici, di qualunque altro tipo, di salute, di tutto quello che vi pare, dipende solo ed esclusivamente dall'incoscienza, dall'ignoranza profonda di se stessi, della propria reale identità e della natura autentica dell'esistenza. È tutto qui. Io vi voglio solo fare un esempio, vi voglio solo fare un esempio. Un uomo primitivo che ignora la natura delle immagini che stanno su uno schermo di una televisione, che combinerà secondo voi? Magari si trova davanti alla televisione, vorrà cambiare le immagini che vengono proiettate, ma siccome non capisce che l'origine delle immagini non è sullo schermo, ma è dentro i circuiti della televisione, dentro i cavi, dentro i fili che inviano i segnali elettrici sullo schermo, cercherà disperatamente di schiacciare il monitor, di toccarlo in qualche modo per cambiare le immagini, ma non potrà mai fare nulla. Magari qualche volta le immagini si cambiano, ma non è che si cambiano perché è lui che le cambia, ma perché qualcuno magari nella sua stessa stanza prende un telecomando e schiacciando, pigiando un bottone, un pulsante, cambia canale. E allora è così che purtroppo si trova la maggior parte delle persone, nel momento in cui ignora che la natura vera della realtà è il mentale, ideale, crede di poter cambiare gli eventi toccando la realtà, non capendo che sia il proprio corpo, che il toccare stesso, che l'ambiente circostante sono sì reali perché si manifestano, non può esistere qualcosa, non può manifestarsi qualcosa che non esiste, ovviamente. Ma non capiscono che alla base di tutto questo intero scenario che si presenta alla nostra coscienza c'è un ordine di realtà totalmente ideale, spirituale, e che le vere cause di ogni fenomeno sono lì, a quel livello profondo. Il telecomando è al di sotto del livello manifesto di realtà. Inoltre, politici, corrotti, criminali, perché sono così? Perché hanno questi atteggiamenti? Perché c'è tanto menefreghismo, ipocrisia ed egoismo? Perché ci sono persone che tradiscono, tanto per fare un esempio, le amicizie, i rapporti, i colleghi di lavoro, qualunque altra cosa? Perché? Perché alla base di tutto c'è la profonda incoscienza anche nei confronti della loro identità, perché loro si identificano in un corpo o in un ego individuale. L'ego è collegato al carattere. Quando una persona si identifica nell'ego, cioè in quasi in tutti i casi di ogni individuo, questo ego si sente piccolo perché si sente separato dal mondo esterno e crede che gli altri siano un'altra entità rispetto alla propria. Si sente piccolo, impotente di fronte a un mondo che sembra autonomo rispetto alla sua volontà. E allora che cosa succede? Egoismo, paura, avidità, tutte queste idee sbagliate, questi sentimenti che nascono da incoscienza di sé, producono questi atteggiamenti negativi. Gente che vuole prevaricare gli altri, che si sente insicura, che ha paura degli altri, che vuole fregarli. Gente che vuole controllare gli altri, come fanno la maggior parte dei politici. Perché questo desiderio di controllare e sfruttare gli altri? Perché per quello che ho detto prima.
Quando una persona si identifica in questa identità individuale, si sente piccola e allora ha bisogno di prevaricare e di controllare gli altri per sentirsi bene. Quando uno si identifica nel tutto, cioè nella sua vera identità, e questo lo si può sperimentare attraverso la meditazione, ma lo si può anche capire dal fatto che l'idea opposta, cioè il ritenersi un'entità individuale, genera profonde contraddizioni logiche. E allora chi si identifica invece nel tutto, in Dio, non inteso in senso religioso o mistico, ma in senso proprio naturale, come essenza del tutto, come fondamento dell'intera realtà, manifesta e non ha più quel tipo di atteggiamenti, supera alla radice tutti i possibili problemi e tutte le dinamiche negative che si potrebbero manifestare, e quindi ha un atteggiamento positivo verso se stesso, verso gli altri, e quindi è in armonia con la vita. Chi è in armonia con se stesso e con la vita non potrebbe mai avere quegli atteggiamenti. Quindi guardate un po' voi, notate un po' voi come tutti i problemi della nostra vita, tutti, dipendono solo dall'incoscienza profonda, e anche la salute, perché se il corpo è prodotto dalla mente, così come l'intero scenario che viviamo, se l'intera realtà fisica esiste nella nostra mente, e per mente si intende non qualcosa che sta dentro la testa, ma qualcosa di diffuso dappertutto, come suggerisce la meccanica quantistica, come suggerisce il fatto della sincronicità, studiato da Jung, tanto per fare un esempio, il fatto che esista una relazione tra pensieri ed eventi, le cosiddette coincidenze, tutte queste informazioni, i fenomeni paranormali, tutte queste cose. Insomma, alla fine, tutto questo insieme di cose, dimostrano la natura mentale dell'esistenza e quindi che la mente sia diffusa dappertutto. Ognuno di noi si può concepire come individuo, come un universo fisico, letteralmente, come invece assoluto, come identità reale, come il tutto. E quindi l'origine del tutto, di ogni realtà manifesta, di ogni scenario e di ogni individuo che ne fa esperienza nella sua mente. Quindi la mente è intesa come una bolla spazio-temporale che produce dentro di sé un universo, quindi un universo individuale. Questo cambia tutto, vuol dire che lo scenario che stiamo vivendo è sì concreto perché lo sperimentiamo, ma non perché ha una realtà assoluta e autosussistente di per sé, ma perché è un effetto della nostra coscienza profonda, che essendo appunto profonda, risiede anche a un livello inconscio, di cui noi stessi non siamo consapevoli dello stato quotidiano di consapevolezza. E cambia tutto perché allora capiamo che lo scenario che stiamo guardando non è l'unico possibile. Ce ne potrebbero essere altri paralleli sovrapposti a questo, addirittura altre dimensioni che corrisponderebbero ad altri livelli di coscienza. E capiamo che se stiamo vivendo l'esperienza di essere in un corpo, o meglio, di avere un corpo e di muoverci in un ambiente, come è appunto quello terrestre, è perché la nostra coscienza a questo livello ha come corrispondenza questo scenario di cui facciamo esperienza, che effettivamente a 13 o 15 miliardi d'anni ha effettivamente avuto un inizio, ma solo simbolicamente, diciamo, come rappresentazione. Cioè, questo scenario è reale allo stesso modo in cui sono reali gli oggetti che sono presenti sulla scenografia di un teatro. Avete capito? Cioè, fisicamente, sul palcoscenico, sul teatro, nel teatro, gli oggetti materiali ci sono, ma non è che esiste la città che viene rappresentata sul palco. Non è che se viene rappresentata Firenze in teatro, fisicamente esiste la città di Firenze nel teatro. Esistono gli oggetti fisicamente che rappresentano la città, ma la città in sé non esiste lì. E la stessa cosa è qui, in questo livello che noi stiamo sperimentando. Gli oggetti di cui noi facciamo esperienza esistono solo nel modo in cui noi li percepiamo, come diceva Berkeley. La realtà fisica coincide con la rappresentazione che ne abbiamo e non esiste una realtà fisica materiale esterna dalla percezione che appare nella nostra mente, che attenzione, lo ripeto, non è dentro la testa. Perché
perché anche il proprio corpo appare nella percezione che abbiamo davanti a noi, quindi anche il corpo non può essere il contenitore della mente. La mente è ciò che contiene l'intera esperienza fisica sensoriale che abbiamo. Questa è fenomenologia, Husserl, andare alle origini della comprensione, se no non si può capire nulla, di certo, andare alle basi. Che significa che la realtà che stiamo osservando è mentale? Non che appunto non esista o sia astratta, è il contrario. C'è stata un'enorme confusione che ora spero di chiarire solo con queste due parole, con questi due concetti. La gente comune, comune nel senso che non si interessa di queste cose, crede di stare osservando direttamente la realtà vera. Ed è vero. Però non nel modo in cui credono loro, non per come la intendono loro, questo è il problema enorme. Di contro ci sono stati filosofi, idealisti ma purtroppo affini al dualismo, che hanno separato la realtà vera dalla realtà che noi percepiamo, perché si sono accorti che per una serie di motivi noi non potremmo mai percepire una realtà esterna dalla nostra mente. Perché in questo caso loro credono che la mente sia dentro il cervello. Se si presuppone materialisticamente che la mente è dentro il cervello o coincide con il cervello, è ovvio che la realtà, in questo caso fisica, è esterna dalla mente, perché la mente è qua dentro, giusto? Ecco il presupposto infondato e sbagliato che ha portato a questi problemi. E ve lo farò capire meglio, ma prima di proseguire vi voglio dire. Studiate anche le argomentazioni di Marco Biagini che vi illuminerà sui paradossi scientifici del materialismo, scientifici e logici. Ora ritorniamo a questo argomento. Se la nostra mente sta qua dentro, la realtà che sta fuori dal corpo è esterna dalla mente. La percezione avviene